Allora Pietro, a parte che sei il nostro idolo, quindi ti ringrazio di questa cortesia. Perché sei qui e perché pensi sia importante una cosa del genere? Sono qui perché me l'hanno chiesto e perché è un onore, perché sono momenti di partecipazione molto, molto importanti, e perché oggi da cittadino sono un po' meno perplesso e triste di essere italiano. Ho la sensazione che la classe politica abbia una sorta di, come dire, di fastidio e allergia per movimenti dal basso. La raccolta di firme che è stata fatta per questi referendum, ne sono state raccolte di firme 1.402.035. Lo so a memoria perché mai da quando esiste l'istituto referendario in Italia sono state raccolte così tante firme. I temi del nucleare e della privatizzazione dell'acqua sono temi universali. L'unico tema referendario che è molto più tristemente italiano è quello sul legittimo impedimento. La cosa che mi ha sinceramente, un'opinione molto personale, ma il voto del Parlamento che ha deciso di scindere le amministrative dal referendum, io la considero una vigliaccata politica, perché in fondo questa maggioranza non ha altro desiderio e obiettivo che è quello di far saltare il quorum, di non far raggiungere il quorum per evitare la legge sull'impedimento, sul legittimo impedimento. E questo mi ha fatto venire ancora più voglia. Poi invito tutti da oggi fino al 12 e il 13 di giugno a fare molto più di quello che farebbero di solito, che è già tanto, perché bisogna convincere almeno una ventina di persone a testa. Il quorum sono 25 milioni e i mezzi di informazione, tranne voi, tendono a essere piuttosto, come dire, distratti. Alcuni per colpa, molti altri, soprattutto quelli più importanti, per dolo, per cui bisogna rimboccarsi le maniche e occuparsi e molestare vicini, parenti, cugini, colleghi, anche gente che voterebbe no. Ditegli di andare a votare, perché ci aiuta a raggiungere il quorum. Tanto quando la causa è giusta, insomma, poi le piazze si riempono, no? Sì, e questa è una grande, tra l'altro questa è una piazza che non ha, come dire, che in cui ci sono partiti, ma sono di sostegno, insomma, il comitato referendario non aveva etichette politiche, è un movimento di cittadini e cittadine, e bisognerebbe, io mi auguro che in questo paese si accorcino le distanze tra la classe politica e i cittadini. Questa può essere un'occasione, questo referendum, soprattutto in questo momento, su questi temi, in questo paese adesso. Grazie.